pomeriggio Danes, campionato di promozione dal Pietro Cangemi di Torre Grotta, il Torre Grotta vs il Tre Castagni. Le formazioni che stanno per scendere in campo. Per il Tre Castagni con il numero 1 Zannini, il 2 Cunzolo, il 3 Riolo, il 4 Di Mauro, il 5 Pappalardo, il 6 Berani, il 7 Tiarè, l'8 Boccaccio, il 9 Sgarlato, il 10 Finocchiare e 11 Di Carlo. A disposizione di mister Pappalardo ci sono Di Bartolo, Ragonese, Ali, Pappalardo Stefano, Costanzo, Marcio Pappalardo, Platania. Per il Torre Grotta con numero 1 Vinci, il 2 Giorgiani, il 3 Manzella, il 4 Mamone, il 5 Di Stefano, il 6 Mondo, il 7 Aricò, l'8 Maisano, il 9 Sgro, il Sindone, 11 Sapienza. A disposizione di mister Borelli ci sono Foti, Merlino, Arizzi, La Spada, Abbate, Antonazzo e Canistrà. La terna arbitrale, il signor Mattà Ceraso di Messina a dirigere la gara, coadiuvato dagli assistenti Sirna di Acireale e Saracino di Ragusa. A battere il calcio di avvio, partiti intanto i Tre Castagni. Intanto Aricò, 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 dentro per Isgro, Isgro! Gol, 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 gol! Torre Grotta in vantaggio immediatamente con Isgro. Pallone, credo che sia Aricò e Maisano, e dà un tiro, tanto che tiro che sono attraverso. Tre Castagni intanto che attacca, e tanto la rovesciata, la parata di Vinci. Cambio di gioco per il settore sinistra per il numero 11 Di Carlo. E la parata di Vinci. Ora un bel servizio per il numero 11 ospite Di Carlo. Ancora si allarga il gioco sul settore di sinistra e poi ancora la conclusione e Vinci che para. Pericolo, pericolo per la formazione torrese. Ancora pallone dentro, attenzione, pericolosissimo. E si libera ora la difesa del Torre Grotta. Parte ora il calcio di punizione sotto porta, fuori, lontano. Ripartiti intanto. Parte il calcio di punizione, poi il cross lungo va a finire sulla destra l'attaccante del Tre Castagni che sfiora il secondo palo. Pericolo scampato per il Torre Grotta. Il pallone, attenzione, Tre Castagni in attacco pericolosamente, Vinci para! Diceva 1-0 per il Torre Grotta, intanto il pallone è scaraventato, attenzione, mette un po' in pericolo questo tiro di Stefano, attenzione, Vinci, esce e para. E c'è il gol. Il gol, una classica autorete, un pallone che batte sul palo, poi ribatte sullo stinco di Di Stefano e il pallone che rotola in rete. 1-1, pareggio quindi per il Tre Castagni. Un bel pallone, vediamo, è la paratissima, salve il risultato, poi ancora il canto cross, Torre Grotta che si è sentito punto, ha subito risposto, attenzione a Tre Castagni, attenzione al controtiro, la parata paratissima di Ciccio Vinci,
salva risultato. Stefano Isgro, bella finta, Maisano Isgro, e no, un pallone sfiora il palo, la conclusione di Isgro, occasione mancata, il Torregrotta vicinissimo al gol del 2-1. Riesco a vedere chi sono gli altri. Ora parte il tiro di poco alto sul fondo. Tanto vediamo il colpo di testa e poi il pallone che va sul poco sulla traversa. L'angolo battuto, il pallone pericolosamente in aria, la conclusione c'è la... Attenzione, fa lo scherzo finale. Un soffio al 90 più 2. E se Castagni manca il destino. Partita ormai che è finita. Vediamo che il pareggio 1-1. Il pareggio 1-1, francamente è un risultato, ve lo vedo giusto.